Resta qui. No, Federico, resta, smettila. Qui. No, adesso basta. Io me ne vado da questa casa. Che cosa? Per favore. Ho appena preso una decisione e voglio che mi ascolti per una volta nella vita. Ma se non ho fatto altro fino ad ora. Per favore. Io sono stanca di fare il burattino nelle tue mani. Per favore, ascoltami. Non te ne puoi andare. Devi restare. Voglio dirti una cosa molto importante. Ho preso una decisione. Voglio interrompere la storia con Delfina per sempre. Perché voglio vivere tutta la vita con te. Me l'ha già detto un sacco di volte, non ti credo più. Ma questa volta parlo sul serio, per favore, non c'è niente che mi unisca a Delfina. Ma questo già lo sanno tutti, l'importante è che tu decida di stare con me, che lo dica a tutti, che stia davvero con me. Un giorno mi dici una cosa, poi ne dici un'altra, ma l'unica cosa che rispetti sono i tuoi contratti. Ti firmo un contratto. Che? Ti firmo un contratto. Non prendermi in giro perché parlo sul serio. Mi fai soffrire quando mi dici una cosa e poi ne fai un'altra. Non voglio certo vederti soffrire. Te lo firmerò. Ci metto il sigillo, poi lo metto in una busta. Un contratto come? Che dice io sposerò Florisienta? Un contratto che dice io sposerò Florisienta perché è la donna più bella che ho visto in vita. Non lo so. Dimmi di sì. Non so se crederti. Non lo so io. Dimmi di sì. Stai dicendo sul serio, vero? Sì, te lo ripeto, un contratto che dice io sposerò Florisienta perché è la donna più bella che ho visto in vita mia. Devi scrivere tu mentre io ho detto. Io lo mettiamo per iscritto e lo registriamo su carta intestata che mi sono fatto fare con il mio nome. Non l'hai mai vista? Per questo? Certo, sì. Ma quante donne hai firmato questo documento? Non ho firmato mai niente a nessuno, per favore. Stai tranquilla. Ah, sui fogli c'è il tuo nome. Sì, certo, ora lo mettiamo per iscritto. Sei più tranquilla in questo modo? Sì, bene. Come si... io? Aspetta, contratto, scusa, di matrimonio. Eterno? Non ci possiamo più eterno, separare. Non è necessario. Io, Federico Fritzenwalden. Alias, il biondino della mia vita. Il principe dubbioso. Il mio re dei quattro venti. Le mani dall'osso. Alias il Fritz antipatico. E un po' cattivo. Prendo l'impegno di lasciare Delfina definitivamente. Ah, non è meglio mettere il cognome completo di Delfina, sì, Torres o Oviedo? È un documento serio, non posso cancellare. No, non importa, non cancellare, che fai un pasticcio. Santillan. Torres o Oviedo. Bene. Alias. Ah. Sono così felice. La strega cattiva. Verme con Florencia. La più bella. Alias Florisienta, virgola, l'amore della mia vita. Voglio traditori. No. Firmato Federico Fritzenwalden. Ora mettiamo il tempo. Oh, è davvero importante per me, Federico. Sì. Che cos'è stato? Chi è? Niente, Federico, sarà stato un po' di vento, ma noi non abbiamo né gatti né altro. Resta con me. Bene, hai fatto ora, basta. Era un campione gratuito, un anticipo. Non mi avrai così facilmente, perché anche se lotti per me, se è bello quello che hai fatto, non sarà facile avere la bella, intelligente, meravigliosa e modesta Florencia. Per favore, non puoi darmi solo un campione gratuito. Io ho fatto quello che volevi, l'ho scritto qui. Non hai detto che rispetto soltanto i contratti. Sì, ma tu sei un po' imbroglione a volte e anche un po' bugiardo, quindi ho paura e non voglio sbagliarmi di nuovo. Ti prego, questa volta non sbagli, resta. Resta, non lo so, non lo so se restare, non lo so, ci devo pensare un po'. Ti prego, io ti prometto che questa volta non te ne pentirai, te lo dico sul serio, credimi. Credimi. Va bene, ti credo. Sai che cosa mi hanno detto le fatine? Che ti ho già dato 2778 possibilità. Puoi dire alle fatine che questa è la possibilità 2779. Che non ti deluderò. Ti sto parlando sul serio, per favore, resta. Va bene, d'accordo, Federico, io resto. Resto. Io resto qui e tu conservi il contratto. Sì, no. E io so che se voglio vederlo, vengo e te lo chiedo. Il contratto è meglio che lo metti tra le tue cose. No, tienilo tu, perché così è ben custodito, mio Fritz. Hai ragione. E ho una scusa per farti visita. Hai ragione, allora facciamo così. Ora conserviamo questo contratto in un posto sicuro. Che emozione! Questa è aperta, va?
avrei giurato di averla lasciata chiusa. È aperta? Sì. Oh, non te l'avevo detto che la tua testolina si sta avvicinando alla data di scadenza. Avanti, parliamo dei nostri figli. Però... E di quanto saremo felici, e di quanto ci divertiremo, e di come li chiameremo. Che nome sceglieresti? Che schifosi traditori, e io devo sopportare tutto questo. Peccato davvero. Voi due non potrete mai unirvi in matrimonio.